questa esortazione di Fabio Zeta con una Meloni cartcobenizzata, va bene? Andiamo avanti al prossimo punto di classifica. E siamo proprio a ricordare Carcobain. Il 20 febbraio 67 nasceva Carcobain, Nirvana, Aberdeen, 20 febbraio 67. E andiamo avanti. Alessia scrive: il febbraio del 67 ci ha regalato Carcobain, agli altri anche Gigi D'Alessio, che comunque è sempre dello stesso mese, dello stesso anno. Qui noi e voi ci si distingue, ci si differenzia. Vedo Carcobain nelle tendenze, subito mi preoccupo credendo che sia morto, invece è solo il suo compleanno. Tanti auguri, Carto. Questa è una fan. È un bel tweet questo, in realtà. Questo in realtà è un bel tweet. Un fan, non lo so. Oh, questo invece è l'account Instagram della figlia di Carcobain, che dice: spero che dove tu sei non ci sia internet, che non ci sia internet, ovunque tu sia, spero che tu non sia in grado di connetterti a internet, magari ti stai divertendo, e penso, I feel like that would be controproductive, penso potrebbe essere controproducente, perché non sappiamo se la figlia di Carcobain abbia visto proprio questo tributo a Carcobain, ma noi lo abbiamo visto e vogliamo condividere con noi un grandissimo Piero Pelù. Happy birthday, Kurt! Prego, play. Oh, hello, hello. How low with the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us, happen super and contagious. Here we are now, entertain us, I'm a lotto, an albino, I'm a skido. Happy birthday, Kurt. Questo lo so. Il verso che faceva a Milano, a Torino. È stato pure un periodo così. Adesso vai, dice: vabbè, Kurt ti manda a dire che la prossima volta pure in fiore, un brindisi con l'amico è più che sufficiente. Non te dovevi disturbare. Il pensiero c'era tutto. Salutiamo Piero Pelù e andiamo avanti al numero.